stanno per transitare sul traguardo e per affrontare l'ultimo giro. Maurizio Fogli è riuscito con bravura ad agganciarsi al rampello degli attaccanti e del proprio sul traguardo. Ci auguravamo proprio di veder spuntare la maglia azzurra del Trentino, una coppia ben assortita, il vantaggio a 12 km e 500 metri, attacco di Fondriest e Criquellon, Criquellon che per la verità ci era sembrato un attimo in difficoltà, quella gamba che si è allargata di colpo ci ha dimostrato in quel momento che la pedalata di Criquellon non era certo nelle migliori. Può superare questa crisetta. No, ma certamente non, io non lo conosco sotto questo aspetto, però è uno che pedala male in bicicletta, quindi è sempre stato un po' così. Ma certamente mi è piaciuta molto l'azione di Fondres, perché era in mezzo al gruppetto quando è partito Criquellon, quindi ha aspettato un attimo per vedere se ci andava qualcuno, poi ha preso l'iniziativa ed è partito molto forte raggiungendo Criquellon, ma non solo l'ha raggiunto, si è messo a tirare e ha fatto direi proprio da treno, e questo significa che Fondria sta dentro delle energie. È un momentino molto bello, interessante, anche perché il gruppo non è ancora riuscito a prendere i fuggitivi che si stanno direi guardando e hanno rallentato l'andatura rispetto ai primi, quindi i francesi che facevano la corsa per Fignon hanno smesso. L'unico adesso che può interferire in questo gruppetto dietro il danese che sta cercando, si vedeva in testa, hanno un vantaggio minimo, però certamente sono momenti di indecisione. Ed ecco Fondriest che è passato decisamente all'offensiva. Nei mondiali molto spesso, come abbiamo detto prima, che non abbiamo capito niente tutta questa corsa, in effetti forse adesso cominciamo a capire il perché, come l'hanno condotta. Devo dire, a volte un attimo di indecisione del non tirare o meno crea il vuoto e può dare là per una fuga, come è stato fatto in questo momento. Quindi Criquellon è stato molto bravo ad attaccare, perché stava vedendo che dietro gli irlandesi con Kelly in testa stavano portando sul gruppetto. Allora ha anticipato i tempi, che magari questa azione l'avrebbe dovuto fare l'ultimo giro, ha anticipato i tempi ed è stato molto bravo Fondres a andarlo a prendere. Giro delle Fiandre dell'87, Giro di Romandia dell'86, la Liegi Baston Liegi l'anno prima, qui la chiamano False Pils, la Freccia Vallone, poi anche la Liegi Baston Liegi, campione del mondo in Spagna, a Barcellona, quando precedette allo sprint il nostro Corti. Fondries è nato a Cles, in provincia di Trento, il 15 gennaio del 65, dove risiede. Allora, Fignon guida l'inseguimento con Bauer, con Pansek, con Piper e Fignon. Laurent Fignon, diciamo che questo finale di questa corsa, nella quale gli azzurri sono sempre stati protagonisti, vede ancora un azzurro in primo piano, Maurizio Fondri. Diciamo che il piano tattico, anche se l'evoluzione... ...campionato del mondo, il corridore trentino, però come avete visto Fignon ha allungato sulla seconda salitella della giornata, placcato da Bauer. Un'azione abbastanza consistente di Criquellon, Criquellon che non dimentichiamo quando parte un uomo sempre abbastanza pericoloso. Maurizio ha risposto bene, è andato su un norvegese in un primo tempo, poi l'ha saltato e da solo si è portato su Criquellon.
adesso dire se sarà l'azione decisiva o no, e non è ancora, è difficile dirlo perché anche gli altri sono abbastanza vicini. Ed ecco che è Pansek, Roland Pansek, piazzato al Tour de France che si lancia all'inseguimento dei due. È stato un Tour de France drammatico per i belgi, era dal 1910 che i belgi non vincevano una tappa, ma allora, come ebbe a dirci il collega della televisione belga di espressione francese, ma di allora i belgi erano soltanto tre. Intanto vediamo che il padre di Sørensen, che ha avuto un incidente stradale recentemente, lo vediamo con le stampelle, ha dei problemi con la polizia che gli proibisce di stazionare nella zona dell'arrivo. Anche Claude Soudre, il francese che si occupa dei rapporti con la stampa al Tour e qui al Mondiale, invita il padre di Sørensen ad allontanarsi, e c'è anche un intervento dei gendarmi. Fondriest con Criquelion. Criquelion al Tour de France è stato il primo dei belgi di questo Tour che i belgi vogliono dimenticare al più presto e che speravano di poter dimenticare con un trionfo qui sul terreno di campo. Ma direi che anche noi italiani speriamo di vincere proprio perché è stata un'annata un po' brutta, non abbiamo vinto grandi classiche, quindi vorremmo rifarci. Certamente che i belgi quando corrono in casa, quindi è un motivo in più per ben figurare. Non credo sia soprattutto dovuto al fatto del Giro di Francia, ma che ora ha già vinto un campionato del mondo, direi un campionato del mondo strano, anche quello se vogliamo, a Barcellona, che nessuno pensava che Kion vincesse e nessuno conosceva, invece ha vinto un bel campionato del mondo. Adesso sta mettendosi ancora una volta in evidenza in un campionato mondiale, è un corridore direi tipicamente scalatore, scattista, che quando ci sono 31 anni, che quando ci sono le grandi competizioni come può essere il Campionato del Mondo, le grandi classiche, Criquelion, soprattutto se sono dure battagliate, si fa sempre vedere. Io mi auguro che questa volta arrivi secondo, cioè, se si arriva all'arrivo e vinca Fondriest, perché per noi sarebbe molto bello e importante per il ciclismo italiano vincesse Fondriest. Ecco, partito tanto volevo chiarire che Cassani non sta turando il gruppo degli inseguitori, ma si sta riportando su coloro che inseguono Fondriest. 31 anni Claude Criquelion e 23 Fondriest, e Bauer che si è lanciato all'inseguimento, è stato ripreso ora Fignon che si è ritirato al Tour de France, si è lanciato all'inseguimento di due vittorie più importanti in questa stagione, il Gran Premio di Vallonia, il Gran Premio di Purundi, il Criterium di Calais, il Gran Premio di Hertel, seconda tappa e classifica finale del Midi Libre del Tour de l'Aude. Ed eccoci su Fignon, Laurent Fignon, lanciatissimo, su lui si porta Piper, l'australiano Piper, poi la volta di Bauer, mentre Fondriest, ma sentiamo un giudizio da un punto di vista tecnico e umano di Moser. Siete tutti e due trentini. Ma ha fatto una bella corsa perché è rimasto sempre coperto e ha saputo essere presente nell'azione decisiva. Adesso si arriva con Criquelion, credo che la volata non abbia storia. Tu dicevi Fondriest ha la possibilità di vincere anche se dovesse arrivare col gruppo dei più immediati inseguitori. Sì, in quel gruppetto lì non vedo gente che lo possa impensierire, almeno se è nelle migliori condizioni. Certamente se rientrano tutti Bauer e Kumma, il problema è che qualcuno non anticipi nel finale, questo è il problema, perché si guarderanno un po' a vicenda e magari c'è quello che riesce a prendere quei pochi metri per andare all'arrivo, anche se questo è un arrivo molto difficile da anticipare, perché bisogna avere una gran birra e non mi pare che ce ne siano tanti che ce l'abbiano, perché non ha risposto nessuno allo scatto decisivo qua a Criquelion e Fondriest, sono loro due perciò i due più in condizione, credo. Ecco Bauer, Kum, Fignon, siamo a 7 km dalla conclusione, si stanno riportando sul tandem Criquelion e Fondriest. Eccoli, Criquelion e Fondriest hanno ancora una manciata di secondi, c'è un po' di incertezza, ecco i secondi, il vantaggio 15 secondi, circa 16 secondi di vantaggio a 7 km dall'arrivo,
splendido lavoro di tamponamento da parte del romagnolo Cassani, che si sta veramente impegnando a bloccare tutti gli attacchi. Bravissimo Cassani. Stupendo, direi che Ballerini e Cassani sono stati veramente eccezionali, anche perché stanno facendo non solo il lavoro di tamponamento, ma direi di essere all'ultimo giro per un corridore che ha il compito di lavorare per la squadra, ed essere qui ancora nelle condizioni di Cassani vuol dire andare veramente forte ed essere veramente in gamba. Sì, vedendo adesso questo gruppetto, come si muovono, c'è Gulls che è fermo dietro, Power che è fermo, e a mio avviso Fignon ha cercato la soluzione per andare a prendere i tre, ma forse gli altri stanno vedendo che il distacco rimane sui 15 secondi, stanno aspettando l'arrivo in volata, perché con un arrivo del genere, da come abbiamo visto ieri, i dilettanti, anche se tutta un'altra cosa, però ha dimostrato che si può vincere per distacco, cioè si possono perdere dei secondi, quindi si possono anche recuperare. Ipotizziamo uno sprint. Uno sprint a due e uno sprint con tutto il gruppetto degli esercizi. Ma io mi auguro che sia uno sprint a due e che vinca Fondria. Lo sprint tutti insieme non ti saprei dire. Fondria sta girando secondo la Sanremo dietro Fignon, ma era all'inizio di stagione, quindi come ha detto prima che Moser, in questo uno sprint, come un arrivo come questo, occorre molta forza, essere freschi. Quindi prima nel gruppetto di testa è stato solo Fondria a rispondere a Cricchion, quindi vuol dire che riesce ad emergersi a forza ancora le gambe. Ma adesso io credo che Fondria dovrebbe fare un par di chilometri, tirare a tutta, cercare di mettere il vuoto tra di loro due e poi studiarsi anche per lo sprint, anche prendendolo da fermo lo sprint, lui io credo che sia avvantaggiato su Cricchion, perché ha molto più scatto, è più pronto nello scatto. Solamente deve cercare di non far rientrare quelli dietro, perché allora può essere sempre qualcuno che parte. Come è successo l'anno scorso quando è scattato Sørensen a 2 chilometri dall'arrivo e ha praticamente sconvolto i giochi che sembravano già fatti. Beh, lì erano già in fuga e non è che abbia... Sørensen è partito e si è tirato dietro Ross, che poi ha fatto una volata lunga e Argentin, che era nel gruppetto dietro, non è riuscito ad agganciarsi, è arrivato lì proprio a ruota. Splendida progressione di Fignon, avete visto, è partito in ultima posizione, ha sfilato il gruppo, ora tocca ancora a Cassani impegnarsi a fondo per andare a recuperare Laurent Fignon. Era dalla Milano-Sanremo che non vedevamo un Fignon così determinato, così in forma. Ecco qua l'immagine all'alto, Fignon bloccato, braccato da Cassani. Direi che Fignon cerca di staccarsi da questo gruppetto, perché forse ha paura dell'eventuale arrivo in volato così affollato, ma è bravissimo Cassani a tamponarlo e fermarlo ogni volta, perché il distacco di 20 secondi tra Cricchion, Fondres e il gruppetto non è molto, e quindi con un allungo molto forte ci si può arrivare vicino, e questo è un fatto che 4 km l'arrivo. Però ecco, qui è partito forse Bauer dal gruppetto dietro. Sì. Bauer e Pensek che stanno rovendo Bauer, quindi è tutto, viene la gente esaltata nel vedere qui davanti, vediamo le tribune, perché guarda le immagini e vede questo continuo susseguirsi di scatti. È un mondiale molto bello, interessante, combattuto da qualche grande, perché Fignon, direi Cricchion e altri, ma si inseriscono altri corridori che sono battitori liberi, che possono certamente anche bleffare grande. Allora, passato professionista l'anno scorso, Maurizio Fondriest ha vinto una tappa del Giro di Catalogna, quella di Lerida nell'87, il circuito di Asiago. Quest'anno la tappa di Urano alla Tirreno Adriatico, il Gran Premio Industria e Commercio a Prato, la tappa di Bulla al Giro della Svizzera e il circuito di Messina, secondo alla Milano Sanremo. E c'è una signora che evidentemente deve essere una parente di Bauer, perché sta strillando, la polizia l'ha invitata a calmarsi. Sì, invece sono fatti eccezionali. Noi seguiamo queste immagini, come fuori quelli che sono a casa, non vediamo molto di più, vediamo solamente, ecco, in questo caso Power, l'altro, e qui... Guardatelo, Rudy Alzi, che giovane, questo percorso dei tecnici in
campionato del mondo, situazione più o meno fluida, i due alla stesso resistono, il Bauer però è lì e ritracca a 10 secondi, l'azione possente, il vantaggio mutato, prende quel palo a questo punto. Diciamo che Maurizio rimane ancora favorito, però Bauer è abbastanza pericoloso per un arrivo come questo. Auguriamo che vada tutto bene perché ormai la forza dei cinque di questi tre corridori. Si ha l'impressione però che Fondes conduca con i tratti più lunghi di Kekelion, quindi dopo San Comando e si sposta prima. Ah, questo può essere sicuramente perché Kekelion, sentendo il suo interiore in volata, deve risparmiarsi un po' per sperare di vincere questo mondiale. Al comando, telecronaca diretta delle fasi conclusive del campionato del mondo, trova un carene evento, due uomini al comando, l'italiano Maurizio Fondes e Giorgio Kekelion, che gli sta indicando a Fondes che Steve Bauer sta rientrando dalle retrovie, che visto ha fatto segno che sta andando Bauer, Kekelion attende Bauer, è molto pericoloso, un terzetto col culo molto pericoloso, la coppia Kekelion Bauer per Fondes. A fondo, siamo ormai al limite, non è ancora concluso perché come ho detto prima l'arrivo in salita così crea tante soluzioni. Io ho visto adesso Bauer, si vedeva le immagini, Bauer non è molto lontano, Bauer non è un grande scattista, un grande velocista, però questo è un arrivo di potenza e di forza, quindi bisogna vedere la dimostrazione di potenza e di forza che Bauer avrà risparmiato per esprimere in questo. Chi dovrebbe essere l'ultimo chilometro? Ultimo chilometro di uno tra i più combattuti, tra i più avvincenti campionati del mondo. Al comando il belga Claude Kriquelion e il nostro Maurizio Fondes. Ecco il triangolo dell'ultimo chilometro di questo campionato del mondo che si sta concludendo a Roll, un campionato del mondo che era iniziato con due record, quello della partecipazione di 166 concorrenti e quello delle nazioni presenti 26. Una fuga iniziale del lussemburghese Enzo Mezzapesa, rimasto al comando per 90 chilometri, poi all'attacco Montenegro, ecco che la Bauer al comando Montenti Bugno, poi quando tutto sembrava ormai risolto, gruppo nuovamente compatto a due tornate dalla fine, sono 274 chilometri finali, 13 chilometri e 700 per giro da ripetere 20 volte, all'ultimo giro scatto di Kriquelion, Fondres prontissimo a lanciarsi nella scia del belga ed ora uno sprint al rallentatore, nessuno dei tre ha il coraggio di partire in questo arrivo che negli ultimi 800 metri ha un dislivello di 40 metri, sulla sinistra Bauer, evidentemente Fondres teme più Bauer del belga, si volta per controllare quanto avviene alle sue spalle, siamo a 375 metri dalla conclusione, sprint finale del campionato del mondo, 55esimo della serie, con Bauer, Kriquelion, Fondries, nessuno dei tre ancora il coraggio di lanciare lo sprint. Ecco Bauer, scatta il canadese Bauer, quarto al Tour de France in questa stagione, si è imposto nel trofeo Laigueglia, ha vinto, ecco che passa Kriquelion. C'è stata una sbandata incredibile da parte di Bauer ed è Fondres che vince, Maurizio Fondres campione del mondo, Maurizio Fondres campione del mondo, Bauer al secondo posto, un finale, mentre Goder non riesce a trattenere un urlo di gioia, Kriquelion in fondo al rettilineo invoca l'intervento della giuria per la scorrettezza di Bauer, ecco che Kriquelion raggiunge a piedi il traguardo mentre Martial Gaillard arriva in terza posizione, Moser, tre campioni del mondo intorno a noi che festeggiano, commentano la vittoria e il trionfo di Moser, mentre ancora Fernandez che vince davanti a Gianetti, a Bolt, a Fonseca, a Cassani, ha vinto Fondries, ha
Vignon e Acuna, bravissimo Castani che ha svolto un grande lavoro, ecco che arriva Piper e speriamo che Spondriest riesca a raggiungere la nostra postazione. Insultato dal pubblico, Bauer che cerca di scusarsi, il pubblico viene frenato, attento dalla forza pubblica, mentre ecco sentite la protesta giustificata ed ecco che Plancard davanti a Colagé, poi ecco Argentina ha vinto Fondriest. Esattamente, forse la caduta di Kirchhoff ha avvantaggiato Fondriest, non si sapeva come sarebbe andata questa vittoria, però certamente godiamoci questa immagine e la maglia ridata addosso a un ragazzo giovane, emergente. Fondriest dovrebbe essere l'uomo nuovo del ciclismo, è un trentino come Moser, quindi dovrebbe essere un po' l'erede di Moser se vogliamo, ma l'erede dei grandi del passato, che Saronni sta arrivandoci anche lui, quindi la nuova generazione sta arrivando. E questo con una maglia campione del mondo, credo che per il ciclismo meglio di così non poteva avere. Un cambio generazionale splendido, Fondriest, non dimentichiamoci Bugno. No, infatti ho detto di giovane emergente, quindi non ho detto Bugno. No, perché certamente sono giovani che hanno tutte le caratteristiche per essere dei grandi e noi pensavamo di lasciarli maturare lentamente, che magari poi arrivassero. Sono arrivati forse prima del previsto e questo ci fa molto piacere. Questo è Fernandez e poi c'è Gaglian. Ecco, tre prove disputate su questo circuito, una per le donne e hanno vinto nella 59. Ieri tra i dilettanti Pontempi ha vinto Pontempi, dilettante oggi Fondriest. Moser, tu sei il più anziano, hai partecipato a 13 mondiali, che effetto ti fa il suo primo mondiale tra gli spettatori con un trentino sul podio? Certamente la posizione è diversa, perché quando uno la mette la maglia è una cosa, quando uno la vede mettere è un'altra.